La nuova Maserati 4 porte non è solo la portabandiera di uno dei marchi automobilistici più prestigiosi del mondo, è anche l'auto italiana più lussuosa e aristocratica, essendo l'ammiraglia del gruppo Fiat. Il telaio di partenza in realtà è americano, perché nasce dall'alleanza industriale tra Fiat e Chrysler, ma gli ingegneri del Tridente dicono di aver messo mano praticamente dappertutto per tirar fuori le prestazioni e la raffinatezza che una Maserati si merita. Infatti l'unico elemento ereditato dalla scocca americana è la parte del pianale dove i passeggeri poggiano i piedi. Ed è proprio nella zona posteriore che la nuova 4 porte è stata ripensata completamente, per migliorare i principali difetti del vecchio modello, cioè lo spazio per le persone e il bagagliaio. La capacità di carico ora è adeguata a una vettura di rappresentanza, che raggiunge quasi 5,30 m di lunghezza, grazie ad esempio al serbatoio della benzina, che non è più sotto il sedile ma sotto il pavimento, e questo ha permesso di guadagnare centimetri anche all'interno. In realtà un prezzo da pagare c'è, ed è nella linea, che non è più così inconfondibilmente bassa, quasi rannicchiata sulle ruote, come era nell'affascinante modello nato 9 anni fa. Ma aspetta la Maserati Ghibli il ruolo di berlina sportiva del marchio, è più piccola e arriverà dopo la 4 porte. La vera essenza di una Maserati, comunque, sta nel coniugare l'eleganza e il lusso con le emozioni legate alla guida sportiva e alla velocità. Le auto del marchio modenese finora hanno tradotto tutto questo in un abitacolo artigianale, quindi di alta qualità e in un certo senso non perfetto, con l'aggiunta di una meccanica praticamente da auto da corsa. Sulla nuova 4 porte invece si percepisce un'atmosfera diversa rispetto al passato. C'è persino la connessione wifi per collegare il telefono e il computer a internet. I comandi sono raccolti in due zone, il climatizzatore e lo schermo del sistema multimediale touchscreen, che si poteva però integrare meglio nel design degli interni. Il cambio è un automatico 8 marce della tedesca ZF, ovviamente con possibilità di azionamento manuale e tre livelli di aggressività sviluppati dai tecnici italiani. Si parte con il programma più morbido, con cambiate attente al comfort e ai consumi. Poi posso selezionare la modalità intermedia e infine passare alla posizione Sport, che rende più aggressiva la risposta del motore e del cambio e apre le valvole dello scarico. Con un altro tasto poi posso irrigidire al massimo le sospensioni elettroniche per una guida più dinamica. Il motore è un 8 cilindri 3008 completamente nuovo, con due turbo e 530 cavalli. Accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. E ha una velocità massima di 307 km all'ora. È progettato da Maserati e costruito dalla Ferrari a Maranello, e con l'iniezione diretta di benzina sa essere signorile quando si guida rilassati, oppure cattivo quando si fa sul serio. Il resto del lavoro lo fa lo sterzo, che continua ad essere idraulico, a differenza di altre supercar che sono passate a comandi elettrici. Ma anzi, la servoassistenza è stata persino ridotta per avere una risposta più piena, millimetrica, praticamente senza filtri. Il tutto poi è abbinato a una carrozzeria più leggera di 100 kg, realizzata per il 35% in alluminio. Oltre al V8 è disponibile un nuovo motore, un 6 cilindri a V, sempre biturbo e con 410 cavalli, abbinabile anche alla trazione integrale. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, ma potete trovarli sul nostro sito omniauto.it. Un ultimo tassello di una strategia di crescita importante per Maserati, passare da 6.000 a 50.000 auto vendute in un anno, con una gamma di modelli tutti nuovi da qui al 2015. Si inizia proprio con la nuova 4 porte, che rinnova la sfida da auto come Aston Martin Rapide e Porsche Panamera per conquistare nuovi clienti in mercati come Cina, Russia o paesi arabi, ma continuare a piacere ancora anche qui, nel vecchio continente.